Ok, si è sentito il tin che ci indica che la lezione è iniziata e stiamo registrando. Bene, benvenuti a questo corso di tecniche di programmazione. Ho il piacere di inaugurare anche il terzo anno della laurea triennale in ingegneria informatica e delle telecomunicazioni. Quest'anno, questo semestre, sapete tutti, la modalità è online in alcune lezioni e blended in altre. Blended significa che chi vuole prenotarsi alle lezioni in presenza lo deve fare per venire in facoltà, in aula, e tutti gli altri che o non trovano posto o non intendono o non possono venire, seguiranno online come state facendo adesso. Le lezioni sono registrate, o almeno le mie sono sicuramente registrate, gli altri docenti sono stati invitati a farlo, non è obbligatoria la registrazione, però è caldamente incoraggiata, quindi io chiaramente le registro. Bene. Oggi parliamo insomma di un'introduzione al corso. Vi invito non solo oggi, ma anche quando sarete in presenza, chi di voi verrà e comunque in tutte le lezioni online, di interrompermi in qualunque momento. Quindi accendete il microfono e fate una domanda. So che non è molto comune questa cosa online, solitamente è chiesto di chiarire alla fine i dubbi, ma io preferisco anche essere interrotto perché la domanda è attinente a quello che facciamo in quel momento. Vabbè, io sono Alessandro Bria, insomma, non mi sono presentato, però chiaramente in una lezione online vedete il mio nome. Da qualche anno insegno questo corso, che c'è stata un po' di confusione, nel senso che è stato per 2 anni chiamato calcolatori elettronici, ora torna a chiamarsi tecniche di programmazione, ma in sostanza il corso è quello che insegno da diversi anni. C'è stato solo un cambio di piano di studi per far sì che diventasse obbligatorio, mentre prima era scelta, e da 9 CFU, mentre prima era da 6 CFU. Voi vi siete immatricolati il primo anno con questo corso già così da 9 CFU obbligatorio, quindi a voi queste beghe, a voi che siete del terzo anno, iscritti 2 anni fa, non interessa. Chi si è invece iscritto un po' indietro potrebbe avere dei dubbi che ovviamente mi può domandare, forse non adesso perché queste sono veramente cose un po' lunghe da spiegare, però sarò felice di risolverli via email o in seduta separata. Bene, l'obiettivo di questo corso è, prima ancora di leggere la slide, divertirsi, perché almeno io vi porto la testimonianza degli studenti che hanno seguito questo corso e sostenuto l'esame, ovviamente me l'hanno detto anche dopo aver fatto l'esame, anche non sempre con voti altissimi, anche se la media dei voti, devo dire, è abbastanza alta rispetto alla media triennale, questo per dirvi però che io non li ho plagiati e hanno detto di loro volontà che questo corso è stato divertente e soprattutto ha loro insegnato molto della programmazione. Quindi l'obiettivo di questo corso è appunto di continuare su questa scia, quindi di divertirvi imparando, che è un po' il mio motto anche alla magistrale. Lo so che è un metodo che si usa alle elementari, ma io preferisco questo metodo tenerlo anche in un contesto universitario perché credo che sia un metodo assolutamente efficace, ne ho avuto prova negli anni precedenti. Quindi, dal punto di vista formale, l'obiettivo è di completare le vostre capacità di programmazione. So benissimo che siete un po' arrugginiti, non è che avete fatto chissà quanti corsi di informatica, questa però è una laurea di ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, quindi serve qualcosa di più. Questo qualcosa di più vi viene in questo corso dall'esperienza, cioè l'esperienza è una aggregazione di pratica e conoscenza, non è solo studio. Ecco, questa è la differenza rispetto magari ad altri corsi dove uno studia, fa qualche esercizio, non sto minimizzando, ci sono corsi che sono molto più difficili di questo, ma diciamo l'esperienza pratica a livello di problemi reali è abbastanza limitata. Chiaramente ci sono corsi teorici che non possono trovare uno sbocco pratico, a livello di applicazione industriale immediato, ok? Sono corsi di base. Questo non è un corso di base, questo è un corso che vi dovrebbe mettere in grado di sviluppare applicazioni software reali. Reali significa utilizzabili, finali, dotate di interfacce grafiche che risolvono problemi anche complessi. Quindi adesso vi faccio vedere una serie di applicazioni realizzate negli anni precedenti dagli studenti, ovviamente una selezione delle migliori applicazioni. In questa slide vediamo Razzle, Scacchi, Pac-Man, Tetris, Super Mario.
Il minimo comune denominatore ovviamente è il gioco, perché i giochi sono, da un punto di vista informatico, delle applicazioni complesse. Perché sono complesse? Perché sono applicazioni real time. Avete probabilmente sentito questa parola chiave molto spesso. Real time sembra una di quelle parole fumose che non significa niente nei fatti, ma quando voi programmate un gioco, chi di voi ha esperienza nei videogiochi sa benissimo che il gioco non può tardare nella risposta. Cioè, se voi state giocando, il gioco deve prendere delle decisioni immediate senza far attendere il giocatore troppo tempo, ovviamente. Quindi c'è un frame rate, probabilmente non in tutti i giochi, negli scacchi non c'è un frame rate, nel razzo nemmeno, nel Pac-Man c'è ovviamente un frame rate, anche nel Super Mario, anche nel Tetris. Quindi se si devono prendere delle decisioni, fare dei calcoli, bisogna farli subito, in tempo reale. Quindi è un modo anche per costringervi a fare le cose in maniera efficiente. Efficiente nel minor tempo possibile. Non potete fare, permettetemi il termine, le schifezze che si possono fare, non lo so, nei corsi di base, di fondamenti di informatica, dove l'efficienza non è effettivamente valutata. Qui in questo corso l'efficienza è un obiettivo, quindi l'applicazione deve funzionare velocemente, deve soddisfare i requisiti. Vediamo degli esempi adesso di queste applicazioni. Io vi ho inviato su Classroom, vi ho dato l'accesso a una serie di applicazioni già precompilate, già pronte per essere eseguite su Windows. Però in realtà potevo anche compilarle per altre applicazioni, per altre piattaforme. Allora, vediamo, che ne so, il Razzle, la prima che è mostrata nella slide. È un gioco che forse qualcuno di voi spero conosca, simile al paroliere, a Scarabeo, non so adesso da chi è stato tratto, sicuramente non è originalissimo, però è una app che sui smartphone ha fatto veramente un grande successo, ha avuto un successo più o meno 5-6 anni fa. Lo è stata ancora, insomma, è stata un'applicazione abbastanza usata per diversi anni, adesso un po' di meno, non so se qualcuno di voi la conosce, spero di sì, sicuramente qualcuno di voi la conosce. Beh, questo oltre ad essere un gioco del raso, quindi è possibile giocare, non in multiplayer, però almeno giocare al vero gioco del raso, soprattutto quello che interessava nel progetto realizzato da questi studenti è la funzione di risoluzione. Quello che un po' usano i giocatori furbetti che anziché usare la propria testa, adesso io cerco di inserire. Non è facile inserire delle lettere perché devono avere una certa distribuzione per consentire la risoluzione del gioco, distribuzione di vocali, eccetera. Io non è che sto facendo un gran lavoro. Bisogna inserire le lettere e risolvere significa trovare in tempo, in questo caso meno di un secondo, un decimo, tutte le parole che si possono comporre con queste lettere in tutti i percorsi possibili di questo, che poi un giorno noi chiameremo grafo, cioè posso in diagonale, in orizzontale, in verticale, posso fare insomma tutte le composizioni possibili. Per esempio, il Rubicone è la parola più lunga, di punteggio più elevato, che probabilmente si ottiene Rubicone facendo questo percorso un po' a serpentello, insomma. Ora, per realizzare questa cosa in 0,1 secondi, non basta la soluzione banale di provarle tutte. Quello che farebbe uno studente di fondamenti di informatica è probabilmente prendo il dizionario e vado a verificare che se un dato percorso, per esempio questa diagonale, corrisponde ad una parola nel dizionario. Questo fatto per tutti i possibili combinazioni, tutti i possibili percorsi di questa tabella. Se si facesse così, si impiegherebbero secoli, non sto scherzando. Cioè, passare da decimi di secondo a secoli ci vuole un attimo. Nella teoria degli algoritmi, lo vedremo nella parte teorica di questo corso. Quindi non era banale risolvere questa cosa, è stata risolta con una struttura dati particolare chiamata alberi B-tree, una cosa del genere. Non mi ricordo adesso la parola, il termine esatto, anche perché questo è un progetto di qualche anno fa, però comunque facendo qualche ricerca si scopre che ci sono delle strutture dati ad hoc per questo tipo di problema. Vado un po' più veloce, nel senso, adesso non perdiamo troppo tempo, vi faccio vedere subito le cose più fighe. Per esempio, vi prendo un Super Mario Bros. Un livello solo, non si poteva chiedere agli studenti di realizzare tutti i livelli di tutti i mondi di Super Mario Bros. Questo è Super Mario Bros. 1,
Devo anche ricordarmi i pulsanti, evidentemente non mi sono ricordato i pulsanti. Come funziona? La posso fare? Mi sarà pure un pulsante, ok, start quindi per partire. Abbasso il volume, sono nel mio ufficio, chissà che pensano i colleghi. Quindi, insomma, vedete che il gioco è abbastanza fedele, no? Ora, uno può pensare, ma per caso questo è un emulatore, no? Quindi ci siamo scaricati la cartuccia virtuale del gioco e morirò, perfetto. E l'abbiamo praticamente reso graficamente, no? Ragazzi, questo gioco è stato fatto da zero. Da zero significa realmente da zero. Significa che ovviamente se questo fosse il gioco originale, io non potrei fare questo. Perché? Perché nel gioco originale, facendo un po' di studi, il livello non è tutto caricato nella memoria. Ovviamente, immaginate il Nintendo, non è Super Nintendo. Il Nintendo non aveva una memoria tale da poter caricare tutto il gioco in memoria. E quindi questa cosa che io sto facendo si può fare solo perché questo non è il gioco originale. Allora, che cos'è questo? E beh, questo è lo vedremo, magari un giorno ve lo farò vedere, c'ho anche i codici sorgenti. È un gioco fatto da zero. Da zero significa la grafica, l'interazione, i meccanismi, le collisioni, il motore di collisioni. C'è un motore dietro che fa sì che quando Mario ovviamente colpisce un ostacolo succede qualcosa. E mi pare che il risultato parli da sé. Ovviamente l'anno scorso ogni anno cerco di alzare l'asticella, o meglio di cambiare le cose, perché noi possiamo tutti gli anni fare Super Mario. Allora ho fatto Super Mario Bros. 3, che è un po' più complesso a livello di collisioni e di animazioni. Qua in particolare c'è il ghiaccio, quindi c'è uno scivolamento, ma soprattutto, se ricordo bene, in questo livello c'è l'acqua e ci sono i piani inclinati. Questo ha causato notti insonni agli studenti che dovevano realizzare i piani inclinati, perché i piani inclinati a livello di collisione pongono un problema non banale. Adesso io uso i trucchi, mi trasformo e imparo a sparare. Questi sono i collider, ma non ne parliamo adesso. Come si spara? Ok, così. Insomma, vedete che il gioco funziona molto bene. Si fa addirittura la medusina con i suoi figlioletti. Vabbè, non ci riesco. Veramente, un conto è realizzare, un conto è giocare ai giochi. Vabbè, insomma, si capisce che il gioco funziona bene. Fatemi morire. Insomma, una qualità davvero notevole. Questo è un altro livello realizzato da altri ragazzi, però mi è crashato per qualche motivo. Vabbè, non fa niente. Comunque era un altro livello di Super Mario Bros. 3. Andando avanti c'è un Tetris, è un Tetris non banale perché, anzi no, facciamo carica partita. Quello che vedete in questo momento, io ovviamente avrei potuto giocare al Tetris, ma quello che è attivato in questo momento è l'intelligenza artificiale. E questo un po' fa capire che i progetti di questo corso non sono solamente giochi, ma ci deve essere una componente di intelligenza, una componente algoritmica non banale. In questo caso c'è un motore di AI che risolve in tempo reale, il Tetris. Cioè questo Tetris in questo momento è giocato dal computer. Vi assicuro che non è banale. Per fare questo sono stati usati algoritmi genetici, che sono cose che si studiano nel machine learning, nell'intelligenza artificiale, ok? Quindi gli studenti qua hanno fatto un lavoro davvero eccezionale. Io non sono mai riuscito a capire quando, perché prima o poi è dimostrato matematicamente, non esiste nessun giocatore, né umano né artificiale, che va all'infinito. Esiste un teorema matematico, sembra strano, per il Tetris, che prevede che prima o poi non ce la si fa, ok? Ora però io non posso aspettare, non ho il tempo, ovviamente, per attendere che questo avvenga, però mi pare che stesse funzionando molto bene. Un altro gioco, Pac-Man, anche questo possiamo attivare l'AI. E cos'è l'AI in questo caso? Non è Pac-Man che gioca da solo, quello sarebbe molto molto complesso farlo, alla magistrale lo faccio fare, ma non ovviamente alla triennale. E sono i fantasmini che usano tecniche di esplorazione di grafi per
inseguire Pac-Man nel minor tempo possibile. Nel gioco originale i fantasmini sono un po' ubriachi, cioè a volte, voglio dire, hanno una strategia di inseguimento, però non è ottimale, non è l'ottimo. Qui invece si usa l'intelligenza artificiale per essere ottimi. Questo significa che i fantasmini sono incattiviti e io posso fare quello che posso, qualunque cosa io faccia, vi assicuro che mi circondano. Io, vediamo se riesco, ovviamente questo progetto si chiama Impossible Pac-Man, per un motivo, certo io non li mangio, ma ovviamente nella modalità spaventata, si chiama modalità Frightened, ecco, mi hanno circondato. Cioè, quello che stanno facendo questi fantasmini, bella pausa, quello che fanno questi fantasmini è sviluppare una strategia di inseguimento corale per accerchiarmi e fregarmi nel minor tempo possibile. Questa cosa è fatta talmente bene che questo gioco, se attiva l'intelligenza artificiale, è impossibile, da qui il nome Impossible Pac-Man, cioè almeno impossibile nelle nostre limitate capacità umane sconfiggere l'intelligenza artificiale e vincere il livello. Non si può, non si vince. O almeno questa era la sfida. Ragazzi, venite all'esame. Se io faccio tante partite e perdo sempre, dopo essermi ovviamente allenato in modalità normale, significa che avete fatto un buon lavoro e hanno fatto un buon lavoro, mi pare. Anche qui, ragazzi, il gioco è implementato da zero. Cioè, parlo proprio della meccanica del Pac-Man, le texture. Ovviamente le texture si scaricano da internet, ma non è che uno dice mi scarico le texture e ho fatto il gioco. Vedrete che non è così semplice. Poi ci sono i classici giochi da tavolo, quindi la dama, gli scacchi, Forza 4, Go, per esempio vediamo gli scacchi. E, beh, gli scacchi, adesso io, esiste un'apertura negli scacchi che fa sì che l'avversario ti può mandare in scaccomatto immediatamente. Ora dove sta il re? Sta qua, ma io non è che so bene giocare a scacchi, quindi quello che posso fare è liberare la regina il prima possibile, liberare il re il prima possibile, vediamo se mi hanno fregato. Ok, ancora non mi frega. Questa è difficoltà facile, chiaramente fosse stata difficoltà difficile immagino mi avrebbe fregato un po' prima. Insomma, io sto mandando sto re, ecco, ok, vabbè, ho fatto qualche mossa e la I mi ha messo in scaccomatto. Questa era la difficoltà facile. Difficoltà difficile, ci vuole un po' più di tempo per calcolare la mossa, è normale, negli scacchi, pensate, gli scacchi sono un gioco molto più complesso di tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora a livello di intelligenza artificiale. E in questo caso, chiaramente, bisogna aspettare un pochettino, 30 secondi, e il computer fa la mossa vincente. A quel punto, penso mi avrebbe fregato molto prima. Questo non vale solo per gli scacchi, c'è anche la dama, c'è anche Forza 4, ma sono tutti simili come dinamica. Quello che mi rende orgoglioso come docente è il Go, perché il Go è di tutti i giochi da tavola quello che è più difficile a livello di intelligenza artificiale, più complesso, si può dimostrare, è il più complesso di tutti i giochi da tavola. Nonostante questo, i ragazzi hanno fatto un Go che con un'intelligenza artificiale ovviamente non eccezionale, perché quella che funziona davvero bene, che ha battuto il campione del mondo, è stata pubblicata su Nature, noi la studiamo alla magistrale, non è un'intelligenza artificiale banale che vi posso banale, non è una cosa che vi posso spiegare in un corso della triennale. Però loro con quello che io do a voi alla triennale hanno realizzato un'intelligenza artificiale non banale che comunque dovrebbe battere i giocatori di primo pelo come me. Io non sono certo un esperto giocatore di Go. Una cosa che non vi ho detto, l'intelligenza artificiale degli scacchi che hanno implementato questi ragazzi non è banale, è in grado di battere probabilmente anche campioni, se non mondiali, comunque campioni locali, campioni regionali. È un'intelligenza artificiale davvero forte, perché per adesso è quella che è stata utilizzata negli anni 90 per battere Kasparov. Altri giochi, saliamo un po' di complessità. Tra l'altro, vi voglio far notare che, per esempio, il Pac-Man, io l'ho compilato per macOS, sto su Mac in questo momento, e l'applicazione è uguale. Notate, è proprio uguale. Non mi pare che ci siano delle differenze. Questo significa che in questo corso voi imparate anche a distribuire le vostre applicazioni su più piattaforme, quindi programmazione multipiattaforma.
Anche qua il Tetris AI si poteva tranquillamente, ti vuole AI, così vi dimostro che il funzionamento è assolutamente identico rispetto a quando stavo su Windows prima. Quindi finalmente possiamo distribuire le applicazioni non solo su Windows, ma anche su Linux, su macOS, su tutte le piattaforme di cui possediamo i tool di compilazione, ovviamente. Vabbè. Ci tenevo a farvi vedere un'altra applicazione che non è un gioco, quindi uno pensa in questo corso facciamo solo giochi, no, facciamo anche gestionali, dipende ovviamente dalla scelta dei ragazzi. Questo gestionale che vi faccio vedere in questo momento è un simulatore di una stazione, Train Station Manager. Che cosa simula? Ovviamente abbiamo dovuto fare delle ipotesi semplificative, non è proprio così che la stazione è fatta, i binari, gli scambi non sono esattamente fatti in questa maniera, però una stazione terminale è fatta di vie, cioè di raggruppamenti di binari con degli scambi che consentono ai treni di entrare e uscire. Quello che si vuole minimizzare è il tempo di attesa dei treni fuori dalla stazione in entrata e dei treni sui binari che devono uscire. Ci sono degli algoritmi in questo momento che stanno calcolando quali sono le mosse da fare. C'è un po' il capostazione che dice: treno tu al binario, tu al binario tal dei tali, devi partire, l'altro deve aspettare. Quindi una gestione appunto della stazione. Questo perché è importante? Ovviamente questo è, diciamo, da un punto di vista industriale, è soltanto questo una dimostrazione, un prototipo. Ma esiste davvero il software che fa questa cosa nelle stazioni? Non c'è più. Ovviamente c'è il capostazione, ma non fa più quello che faceva il capostazione una volta. C'è un algoritmo, c'è un software che gestisce appunto il transito dei treni in maniera ottimale utilizzando tecniche algoritmiche come quelle che vediamo nel nostro corso. Ovviamente è un software che vale, diciamo, più di 100.000 euro. I software di questo tipo stanno su 1 milione e passa. Non sto dicendo una cavolata, ragazzi. I software gestionali industriali di questo livello, non ovviamente questo che hanno fatto i ragazzi, però che risolvono questo tipo di problemi sono cose molto 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 costose. E quindi non è solo gioco quello che facciamo in questo corso, però ovviamente i ragazzi alla fine ci sono molti gruppi che scelgono di fare giochi e addirittura c'è stato un gruppo che si è posto un obiettivo che inizialmente per me era quasi irrealizzabile, cioè hanno deciso di fare il gioco del Pokémon. Che uno dice: vabbè, tanto hai fatto vedere tutti gli altri giochi, qual è la differenza? Beh, ragazzi, la differenza è tanta. Stiamo parlando, ragazzi, di un gioco, fare questo salvataggio, di un gioco molto complesso, ragazzi. Stiamo parlando di esplorazione di mondi, di interazione, di dialoghi, di battaglie. Penso che molti di voi conoscono il gioco del Pokémon. Adesso io l'ho giocato a suo tempo quando mi hanno mandato l'applicazione, ho giocato tutto, ma non mi ricordo più che devo fare qui. Questo è un caricamento, probabilmente sarei dovuto solo entrare nella grotta, invece di tornare indietro. E ricordate, ci sono i concetti di cattura, come faccio a distruggere. Sì, voglio fare spaccaroccia. Ragazzi, qua ci sono tutte le possibili. Se conoscete questo gioco, capite che ecco, è stato spuntato fuori un Pokémon. Mo, come si chiama? Alla Kazam questo. O sto facendo confusione tra i due? Sì, alla Kazam. Facciamo lotta, che ne so, terremoto. Anche se qua dovete vedere se io sono uno di terra, di acqua, non mi ricordo più. Insomma, faccio quello che devo fare. La battaglia va avanti. Pochi vince, vince, adesso non mi ricordo. Però cosa è stato fatto da questi ragazzi? Oltre a implementare il gioco del Pokémon in una versione, la storyline, cioè la linea, la storia, la sceneggiatura è stata un po' rimaneggiata per renderla un po' più compatta. Quindi il gioco dura un'oretta, mentre nella realtà durerebbe diverse ore. Comunque tanto, è un'oretta, molto, devo dire. La battaglia ha un motore di intelligenza artificiale che rende il giocatore umano, gli rende la vita molto difficile. Cioè, i ragazzi sono riusciti a realizzare una intelligenza artificiale che rende più difficile questo gioco rispetto a quello penso questo fosse del Game Boy Advance. Cioè, è più difficile questo rispetto all'originale, perché hanno usato delle tecniche un po' più sofisticate. Ovviamente nel Game Boy Advance non c'era tutta sta potenza di calcolo che invece c'è su un computer moderno,
Pertanto si sono potuti permettere il lusso di ottimizzare ulteriormente l'AI. Quindi battere questi benedetti Pokémon nella battaglia non è affatto banale. Bisogna pensare, bisogna fare le scelte giuste, andare a vedere, ovviamente, questa è la cosa più banale, vedere, insomma, usare le mosse più attinenti al proprio tipo di Pokémon, cambiare Pokémon, quindi avere la strategia, cambiarli, ovviamente, prima ancora che stiano con la barra di salute molto, molto bassa, insomma, cose che se avete giocato ai Pokémon conoscete, e questi ragazzi, però, ragazzi, hanno veramente fatto un lavoro eccezionale e ovviamente hanno preso il massimo. Penso di aver un po' terminato tutte le applicazioni da farvi vedere. Vabbè, qua c'è un Notepad, è un Notepad con correttore, correttore automatico. Vediamo se c'è il correttore automatico. Devo ricordarmi se questa applicazione col correttore. No, non c'è il correttore automatico. Pensavo, questo è un Notepad senza correttore automatico. Io ricordavo che ce l'avesse e vabbè, non ce l'ha. Notepad è un'applicazione che consente, insomma, di gestire documenti di testo, stamparli e anche correggere anche gli errori, cosa che in questo caso non è avvenuto. Evidentemente, ho preso l'applicazione sbagliata. Perfetto. Penso di avervi dimostrato il livello comunque di queste applicazioni. Sono tutte disponibili. Se siete interessati, potete provarle voi stessi sui vostri computer. Andiamo avanti perché abbiamo usato già diverso tempo, però era programmato, per dimostrarvi il contenuto di questa slide. Quindi ho voluto dimostrarvi da vicino che cosa significa applicazioni reali. Applicazioni che voi potreste, anche volendo, distribuire, metterle su GitHub, vendere no, ovviamente ci sono problemi di copyright, però sono un qualcosa che fa curriculum qualora voi dovreste poi fare un colloquio e dire io non ho fatto il solito progettino con la linea di comando, lo schermo nero, inserisci, che ne so, la lista di vini. Sono progetti, quelli ovviamente importanti da un punto di vista dell'apprendimento, della programmazione nei primi corsi di base, però questo è un corso in cui voi realizzate un'applicazione finale. Finale, cioè che davvero può far divertire, interagire un utente anche preso al bar, un vostro amico, dite, guarda, io ho fatto questo, questi ragazzi, i Pokémon, l'hanno fatto giocare a dei loro amici. E non hanno creduto alle loro parole quando hanno detto che l'avevano fatto loro, erano convinti che fosse un emulatore, come Super Mario del resto invece non è affatto un'emulazione, è fatto da zero. Programmazione oggetti, infatti serve assolutamente la programmazione oggetti, tante tante classi, penso almeno una trentina nel caso del Pokémon, se non di più. E la cosa più importante quindi per comprendere a fondo questo corso e avere insomma, aver superato, non è tanto l'aver superato non l'esame, è aver studiato, cioè avere familiarità con i meccanismi della programmazione oggetti, modularità, soprattutto incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo, però sì, programmazione generica, standard template library, ma consentitemi di dire che la programmazione oggetti non è teoria solamente, anzi, la teoria si estingue in anche mezz'ora di lezione. La programmazione oggetti è soprattutto esperienza, cioè voi sapete programmare oggetti solo se avete fatto abbastanza cose, abbastanza applicazioni programmando gli oggetti. È l'unico vero modo per scontrarsi con tutti i problemi e le soluzioni offerte da questo paradigma di programmazione. In particolare la cosa più importante nella programmazione oggetti è la comunicazione tra gli oggetti, ma la comunicazione è portata ai massimi livelli solo se l'applicazione è complessa. E in un gioco potete immaginare quante comunicazioni ci sono tra gli oggetti, una marea. Quello è il momento in cui cominciate davvero a, non dico a imparare, non è che non avete fatto niente prima di questo, ma cominciate a irrobustire certamente le vostre conoscenze. Poi, vabbè, programmazione tradizionale, procedurale, fondamenti di informatica, se non sapete nemmeno fare Hello World, dovete un attimo ripassare. Per quanto riguarda le basi di dati, dipende dal progetto che andrete a fare. Se è un gestionale che ha bisogno di una base di dati, sì, ma altrimenti no, dipende molto da cosa scegliete di fare. Perché il C++, ormai avete capito che è una continuazione questo corso rispetto ai corsi precedenti, beh, per tanti motivi li trovate elencati qua.
i sistemi operativi sono scritti in C, in C++, è un linguaggio compilato che è più performante di un interpretato. Java e Python sono molto carini e in effetti servono, non basta un linguaggio nel proprio bagaglio per risolvere tutti i problemi. Java e Python risolvono altri problemi, quindi quando non è richiesta proprio la massima performance vanno benissimo, rapida prototipazione. Quando è richiesta però nei giochi, io sfido voi a trovare un gioco con la tripla A, AAA, fatto in Java o in Python, oppure anzi no, fatto in un linguaggio diverso dal C++. Trovatelo e poi ne parliamo. Infatti, la maggior parte dei videogiochi sono scritti in C e in C++. Non è una coincidenza che i motori grafici, quelli che si usano oggi, Unity e Unreal, sono fatti in C, C++. Unity è fatto anche in C Sharp nella strato di interfaccia. Invece Unreal è fatto interamente in C++. Addirittura il codice di Unreal Engine è disponibile su GitHub. Quindi, se non mi credete, andate su GitHub e vedete che sono tutti file CPP, HPP, file di C++. La maggior parte dei simulatori sono scritti in C++. Come mai? Videogiochi, simulatori, qual è il minimo comune denominatore di queste cose? È real time, un simulatore, il simulatore della Ferrari, ora ho fatto un esempio molto sfortunato, il simulatore della Mercedes è sicuramente fatto in C++. Figurati se loro usano un simulatore fatto in Python o in Java che gli ritarda la simulazione mentre il pilota sta facendo il giro virtuale della pista. Ovviamente sono simulatori fatti in C++. Non solo i simulatori delle Formula 1, anche i simulatori di volo, quindi sono cose molto, ragazzi, molto importanti. I piloti di linea apprendono tramite simulatori, eccetera. Le tecnologie HPC cosa sono? High Performance Computing, cioè quando vedete quei server di calcolo in parallelo in questi laboratori, simulazioni di astronomia, di astrofisica, sono tutte cose fatte in C++. È un linguaggio tornato di moda e soprattutto anche aggiornato, ogni 3 anni viene aggiornato, e viene aggiornato con l'aggiunta di specifiche perché il linguaggio non è un oggetto concreto, è una specifica, è un oggetto quasi astratto. E il C++, come anche il Java, forse un po' di meno, ma il C++ sicuramente, è un libro con tante specifiche. Quindi non è un motore, un compilatore. I compilatori implementano le specifiche del C++, quindi il C++ è una specifica. E questa specifica viene arricchita ogni 3 anni, praticamente adesso con il C++20 che deve ancora essere rilasciato, ma già nel 17 e nel 14 è diventato il linguaggio più complesso di sempre. Non è una bestemmia la mia, è davvero così. Nel senso più complesso e più vasto significa che è un'arma a doppio taglio. Ci puoi fare tutto, tutto, anche la programmazione funzionale, che è una cosa che si fa con altri linguaggi, ma paghi un prezzo. Il prezzo è che non finisci mai di imparare. Non esiste anima viva che sappia tutto questo linguaggio, nemmeno il Stroustrup, quello che l'ha inventato e sta seguendo ovviamente questo iter di aggiornamento. Nessuno davvero può dire di conoscerlo nella sua interezza, quindi sicuramente molto molto più vasto degli altri linguaggi, che tra l'altro sono stati anche sviluppati ispirandosi al C e al C++. Tutto questo ha un riscontro pratico nella realtà. Tiobe è insomma, la Bibbia, il riferimento nel campo della programmazione in quanto a utilizzazione, diffusione, popolarità dei linguaggi, perché è un ente che si occupa di raccogliere esperienze di tutti i programmatori del mondo, va anche a curiosare nei repository GitHub per capire quali linguaggi sono utilizzati e fa una classifica. La classifica nel settembre del 2020, quindi oggi, il titolo di questo articolo che sta in prima pagina è Programming Language C++, C++ is doing very well, quindi molto bene, e in questa classifica vediamo al primo posto C, Java, Python e C++. Quindi se uniamo le percentuali di popolarità, di diffusione, di utilizzo del C e del C++, raggiungiamo ovviamente una percentuale 16 più 7, 23, che è quasi il doppio rispetto al secondo. Quindi capite che C e C++ insieme
sono quelli che si usano nei simulatori, nei videogiochi, eccetera, eccetera, sono un quarto di tutti gli utilizzi, di tutti i linguaggi di programmazione di tutto il mondo, di tutti i progetti. Mi pare un risultato notevole, considerato che Java si usa tantissimo nella programmazione web, come anche Python, nella programmazione scientifica, nel machine learning, nella AI. Poi ci sono linguaggi un po' più platform oriented come C Sharp, come Swift per applicazioni iOS, macOS. Poi JavaScript si usa tantissimo nella programmazione web, PHP, R, SQL, per i database, eccetera. Notate che c'è questo assembly che è sceso al 14° posto e questo forse vi dovrebbe far capire il perché noi abbiamo cambiato l'ordinamento della nostra triennale. C'era un corso obbligatorio di calcolatori elettronici in cui si faceva tanto assembly, non esiste più una cosa del genere. Adesso quel corso è stato sostituito da un corso di architetture dei calcolatori in cui l'assembly è stato sostituito con il C. Questo perché oggi al microcontrollore non ci si parla più in assembly. È vero che il linguaggio del microcontrollore, il linguaggio della CPU è comunque codice binario, e sopra il codice binario c'è l'assembly, ma i compilatori moderni, i compilatori di C e C++, ormai sono compilatori che hanno sulle spalle un'esperienza di 30 anni e passa, e quindi sanno tradurre il codice C++, che è di alto livello, e di C, in codice di basso livello assembly, con una efficacia tale che non è più necessario scrivere direttamente in assembly. Cioè, scrivere in assembly una volta era necessario per scrivere codice più efficiente ancora del C. Ma se adesso il compilatore quel codice lo traduce in un codice molto efficiente in assembly, l'essere umano non riesce più a migliorare questa situazione, cioè non dà più valore aggiunto rispetto al compilatore. Quindi l'assembly sta cadendo un po' nel dimenticatoio a favore di compilatori che traducono C e C++ direttamente in assembly in codice macchina, direttamente, in maniera molto molto efficace. Ok, programma del corso, andiamo un po' più nel merito di questo corso. C'è una prima parte che quest'anno ho deciso di ridurre a favore delle altre due, complementi di programmazione. Questa è una parte in cui andavamo a ripassare le cose che già dovreste sapere, e appunto quest'anno io mi fido che le avete sapute, le avete conosciute, e comunque noi in questo corso per forza di cose ci sbatteremo comunque la testa di nuovo insieme, però non sto lì a rifare tutto proprio da zero, ecco, è una perdita di tempo, ho notato negli ultimi anni. Quindi c'è una parte di esecuzione dei programmi, stack, heap, chiamata funzione, sono cose che avete fatto. Tradurre programmi, compilatori, interpreti. Facciamo un piccolo approfondimento su librerie statiche e dinamiche perché ci serve per spiegarvi come si fa a fare quello che vi ho detto prima, la compilazione cross-platform su più piattaforme. Questo è uno strumento nuovo, CMake, e questo ve lo spiego. E per quanto riguarda i paradigmi di programmazione, io spiegavo anche cose un po' esotiche gli anni precedenti, funzionale, logica, cose che però non usiamo nel corso. Facevo un ripasso di programmazione ad oggetti, generica con i template, ma non è questo l'anno in cui ho deciso di fare una cosa del genere perché voglio dedicarmi ad altro più importante. Quindi da 18 ore questo modulo sarà ridotto a pochissime ore, 6 ore, giusto il tempo di darvi gli strumenti davvero nuovi rispetto al passato, come la compilazione cross-platform. La ricorsione, che non avete fatto, è stato eliminato dal programma di programmazione oggetti, e la programmazione concorrente, anche perché questo è importante, quando si parla di real time, per forza bisogna avere qualche nozione di programmazione concorrente. Faremo esempi al calcolatore, questi esempi saranno ovviamente messi in real time su Classroom, su Google Drive. Le altre due parti del corso, modulo B e modulo C, sono quelle dove dedichiamo la maggior parte del tempo, 30 ore e 30 ore. Nella parte di Qt, Qt è la libreria che usiamo per fare interfacce grafiche, è una libreria molto utilizzata anche in campo industriale, lo vedremo. È inutile adesso che vi spiego che cosa sono questi argomenti perché non è chiaro. È tutto quello che ci serve per costruire applicazioni di una certa complessità. Quindi faremo argomenti di base che forse il professor Fontanella potrebbe aver dato qualche hint. Magari nei progetti vi ha detto di fare qualche interfaccina ma semplice, quindi comunque questi sono argomenti di base, ma noi ci spostiamo subito su argomenti poi più avanzati che ci servono per fare cose sicuramente un po' più challenging, più complesse.
E poi la parte teorica è quella importante, perché non solo quella su cui poi possiamo costruire un esame orale, però sembra brutto dire così, facciamo una cosa per fare un esame, no, questo vi dà gli strumenti per fare intelligenza artificiale, cioè quei giochi che abbiamo visto prima funzionano grazie a questa parte, ci sono qui gli algoritmi e le strutture dati necessarie per rendere quei giochi quello che sono. Quindi un motore di collisioni, per esempio, si fa con un albero di partizionamento spaziale, che tra l'altro dovrebbe essere la copertina di questo corso. Vedete questa copertina, questo banner di sfondo? Quello che vedete lì è un partizionamento spaziale di un mondo di un livello, ovviamente non ci sono le texture, ma è uno spazio virtuale. Questi sono dei nodi che poi diventano nodi di un albero e questo si usa, per esempio, per trovare le collisioni. Poi questo magari lo vedremo, algoritmi di gioco, alberi di gioco, algoritmi sui grafi, i grafi sono importantissimi, infatti il Pacman funziona grazie ad un algoritmo Floyd-Warshall sul grafo di tutti i nodi dove Pacman può cambiare direzione. Quindi insomma, tutte cose che uno dice stanno nella teoria che mi servono, servono perché poi da qui voi attingete per realizzare quei giochi così carini. Come materiale di studio, principalmente slide e lezioni, io tendo a mettere tutto quello che serve nelle slide e dico quello che non c'è, quindi la lezione contiene tutto. Ovviamente il libro ha un valore aggiunto perché il libro è una narrazione e la narrazione è molto più lenta di una lezione. La lezione pure è una narrazione, però è veloce rispetto al libro. Il libro parte da molto lontano, con molta calma e vi accompagna passo passo nelle cose, quindi a seconda delle vostre esigenze potreste avere necessità, ma non è detto di attingere anche dal libro. Per quanto riguarda QT, diciamo che il materiale su internet è veramente vastissimo, io vi consiglio questo libro, ma comunque, ripeto, a lezione vi farò tutto quello che serve. Per quanto riguarda le tecniche algoritmiche, c'è un libro in italiano, che è Algoritmi strutture dati di Demetrescu e Finocchio italiano della McGraw-Hill. Questo ricalca un po' il programma della parte 3 del corso in maniera anche abbastanza fedele. Ovviamente ci sono delle cose che io aggiungo perché non è che io prendo il libro e lo scopiazzo, ci sono delle cose che ho aggiunto dalla mia esperienza, quindi non è proprio uno a uno, però comunque il percorso è molto simile. Oppure se siete proprio degli appassionatissimi di informatica, di algoritmi, questo sì che è la Bibbia che dovrebbe stare su qualunque scrivania di un informatico che si chiami tale, ed è Introduction to Algorithms di Lars Eason dell'MIT Press. È un libro che si trova anche in italiano, ma io consiglio sempre, quando i libri sono di questo livello, così ben fatti, questo davvero ragazzi è il punto di riferimento nel settore, di leggere e di studiare quelli in inglese, anche perché ragazzi la lingua dell'informatica è inglese, in italiano molte cose si perdono, molte sfumature si perdono, un po' come vedere un film in lingua originale è lo stesso, quindi vi consiglio caldamente, se siete appassionati, di rivolgervi a questo libro. Bene, la cosa che vi interessa, forse il motivo principale per cui siete qui insieme a me, è come funziona l'esame. Allora, l'esame, si è capito ormai, c'è sicuramente la realizzazione di un'applicazione software. Quindi questo non si tocca. Gruppi da 2 o 3 persone, dotata di interfaccia grafica che utilizza una o più tecniche di quelle che abbiamo appreso, tipicamente un gioco, un'applicazione gestionale o di utilità che implementa algoritmi non banali. Vabbè, questo abbiamo visto, abbiamo fatto degli esempi. Da 15 a 25 punti a seconda della difficoltà. Quindi io metterò a disposizione delle applicazioni, delle tracce con punteggi. Quindi ci sarà un'applicazione da 25, una da 15, una da 20, ovviamente a seconda di quello che io, in base alla mia esperienza, penso sia la difficoltà di quell'applicazione. Ciò non toglie che questo punteggio possa essere aggiustato in itinere, perché io magari vi assegno una cosa, cioè voi scegliete quell'applicazione, io mi accorgo che è più difficile. Più facile non posso decurtarvi i punti, perché vi faccio una promessa, quando voi scegliete un'applicazione è un po' un contratto, quindi io non posso dire, quando voi siete già nell'implementazione, no, guarda, questa applicazione ti levo dei punti perché è troppo facile. Non posso scendere, posso al più salire. Ciò non toglie che voi potete anche proporre delle applicazioni, per esempio i ragazzi del Pokémon, lungi da me proporre Pokémon, l'hanno proposto loro, addirittura un altro gruppo ha proposto Metaslug,
ma stanno ancora lavorandoci perché è difficile. Quindi, quando si sceglie una cosa molto difficile, quello sicuramente andava ben oltre 25 punti, ma non posso andare oltre, altrimenti il resto dell'esame non ha senso. Chiaramente serve più tempo per fare i giochi più complessi. Quindi va bene la voglia di fare cose fighe e giochi bellissimo, wow, che bello. Però ricordatevi sempre che questo è un esame, uno, che i CFU sono 9, non di più, e che un gioco fatto bene di quella complessità come Pokémon, come Metaslug, prende mesi e mesi di sviluppo. Ok? Quindi io vi metto sempre in guardia quando voi fate queste scelte, me le proponete, ok, io vi aiuto, ma ci vorrà tempo. Poi, vabbè, le tracce ve l'ho già dette, le metto a disposizione, quindi questa parte in gruppi da 2-3 persone da 15 a 25 punti, la seconda parte, lo svolgimento di un problema algoritmico da 2 a 5 punti, problemi che io assegno durante il corso, lo può scegliere uno studente, massimo due ogni problema. Insomma, ne parleremo a breve. È un problema che si risolve scrivendo un documento Word di una pagina, tipicamente 2 pagine, 3 pagine, dipende dalla difficoltà. Sempre questo in maniera individuale, cioè lo fate prima dell'esame, quindi il progetto lo fate prima dell'esame, ovviamente, e ci vogliono tante ore di lavoro, non è che si può fare in un esame. Il problema pure lo fate in maniera indipendente. Poi c'è una discussione con più che quiz a risposta multipla, dipende, sì, io vi faccio delle domande, non è detto che sia risposta multipla, possiamo fare anche domande aperte perché il problema è sempre il lockdown. Se gli esami si possono fare di persona, allora io vi posso dare un foglio con delle domande a risposta multipla e poi ovviamente ne parliamo insieme, comunque l'orale è una discussione. Se si fa online, vi faccio delle domande comunque molto, molto specifiche. E chiaramente le domande ne faccio di più quanti più punti mancano al raggiungimento del 30. Infatti, è un po' quello che si dice qua. Si calcola la distanza rispetto al 30, cioè 30 meno l'applicazione e il problema, diviso 2 perché ogni risposta giusta vale 2 punti. E quindi vi faccio più domande quanti più sono i punti che vi mancano. Quindi se avete preso, ne so, 20 in totale tra progetto e problema, vi faccio 5 domande, che non sono poche. Più domande, più dipende. Se avete studiato bene, più domande è cosa buona. Però generalmente più domande significa anche che posso andare a campionare nei punti del programma dove non avete magari studiato in maniera approfondita. Quindi ovviamente questo è un modo per avvantaggiare chi fa di più nel progetto e nel problema viene giustamente avvantaggiato, se no allora è fesso chi fa un progetto difficile rispetto a un progetto facile. Chi fa un progetto facile avrà un orale più corposo, come è giusto che sia. Il voto finale è la somma di questi tre. Significa la somma che è proprio quello che sto dicendo, che voi l'applicazione, se prendete, che ne so, 25 tra applicazione e problema, sotto di quello non si scende generalmente, ok? Quindi è proprio una somma. Ovviamente, però, se l'orale è un orale in cui io non ho studiato niente, mi metto a 25. Non va così. Cioè, è vero che io vi ho promesso che sia la somma, però se fate una figura proprio barbina, non è che posso scendere di tanto, posso scendere di un punto, di 2 punti, però insomma dovete fare una figura abbastanza decente se non volete scendere. Se volete salire, ovviamente dovete dimostrare di aver studiato bene. L'applicazione va consegnata prima dell'esame, funzionante, testata. Posso levare dei punti se trovo dei bug gravi, poi questi bug li possiamo anche discutere. Va discussa il giorno dell'esame insieme. Viene svolta in autonomia, in gruppo, durante i laboratori virtuali. Cosa sono i laboratori virtuali? Sono delle sessioni durante il corso che noi faremo insieme, sessioni in cui io dirò sto 10 minuti con questo gruppo, sto 10 minuti con quest'altro, eccetera. Quindi mi divido tra gruppi e vi aiuto, cioè ovviamente non è che vi dico, scrivo io il codice, però vi aiuto veramente, cioè siete bloccati, vi sblocco, sono dei bug, vi aiuto a trovarli, non sapete da dove partire, vabbè, provate a fare così, provate a fare così, vi aiuto, è proprio un aiuto. È proprio perché è un aiuto, non è illimitato, altrimenti l'esame lo faccio io. Quindi, e questo è il motivo per cui sono limitate le sessioni: 4 durante il corso e dopo il corso 2 massimo.
a ricevimento. Questo significa che dopo il corso voi non potete venire 3 volte, 4 volte, 5 volte, se no diventano illimitate. Quindi 4 durante il corso dedicate, schedulate nell'orario del corso, 2 fuori dal corso se ne avete bisogno, non è obbligatorio, ma non più di quello. Ok? Esaurite queste ulteriori 2, finito, non ne posso fare di più. E badate bene che non è che voi dite, vabbè, durante il corso io non ci vengo, non faccio questi laboratori, quindi dopo il corso faccio 2 più 4, no. Quelle che sono nel corso, indipendentemente dal fatto che voi ci siete o non ci siete, sono andate. Quelle fuori dal corso rimangono sempre 2. Questo è un invito per cominciare a lavorare durante il corso, ok? Quindi cercate di almeno imbastire qualcosa. Poi capito che ci lavorate dopo, però almeno provateci. Requisiti: serve un computer portatile per ogni gruppo, almeno più di uno, magari è meglio perché magari un computer ha dei problemi. Va bene qualunque piattaforma, basta un compilatore per C++. Io vi consiglio Visual Studio Community Edition, ma va bene qualunque cosa. L'installazione di Qt la trovate, la guida nelle slide del modulo B. Non vi serve farlo adesso, arriverà il momento in cui vi dirò di farlo. Beh, no, in realtà quest'anno iniziamo un po' prima, quindi forse fra una settimana iniziate ad interessarvi. Poi ci sono i problemi algoritmici, che sono problemi di teoria, in cui si chiede, dato questo problema, no, non sono di teoria, dato questo problema, trovo una soluzione, laddove è necessario fornire un'implementazione al calcolatore. Però sono cose che si risolvono brevemente, non richiedono l'impegno di un progetto. Okay? Un problema per studente, il problema va prenotato, dopodiché verrà data conferma di assegnazione massimo 2. Fatemi prima saltare le FAQ e andare all'algoritmo della modalità d'esame, perché mi rendo conto che negli anni scorsi gli studenti mi chiedevano presso, ma cioè chiedevano chiarimenti sull'esame perché forse non era molto chiaro qual era il flusso. E io quest'anno vi metto proprio il flusso dell'esame, cioè proprio cosa dovete fare passo passo, così non ci si può confondere. Passo 1: gli studenti formano un gruppo e lo comunicano al docente. Prima lo fate, meglio è. Quando è che faremo la prima sessione di laboratorio? Fra un mese, non di meno. Quindi avete almeno un mese di tempo per formare gruppi. Ciascun gruppo sceglie un progetto e lo comunica al docente. Ma la scelta del gruppo, la scelta del progetto è per sempre come un matrimonio? No, potete tornare indietro se vi accorgete che il progetto non vi piace. Appunto per questo è meglio che iniziate a lavorare a progetto durante il corso, così insieme ci accorgiamo se fa per voi oppure no. Dopo la fine del corso, il gruppo continuerà a lavorare in autonomia a progetto, avendo diritto a 2 ulteriori sessioni di laboratorio virtuale. Ok, a questo punto il gruppo è il gruppo, però i singoli membri del gruppo devono prendere le loro strade, che significa che ognuno nel gruppo sceglie un problema algoritmico. Tra l'altro, questo lo può fare in qualunque momento del corso. Siccome i problemi si devono prenotare, massimo 2 per ciascun problema, conviene che quando io vi do i problemi, voi vi darò la lista dei problemi, ancora non ve l'ho data. Voi dite, cominciate già a farvi un'idea e magari qualcuno vi dice: io voglio questo problema. Ovviamente potete cambiarlo, però sempre che deve essere disponibile. Ok, esame. Ci avviciniamo all'esame. Il gruppo invia il progetto finito 3-4 giorni prima al docente, a me, lavorativi. Così ho tempo di guardarlo, di studiarlo, di analizzarlo, di valutarlo. Quando c'è l'esame, tutto il gruppo deve discutere il progetto. Non è che questo o l'altro oggi non ha fatto in tempo, non fa niente. No, tutto il gruppo deve discutere il progetto perché io devo accertarmi che tutto il gruppo ha lavorato al progetto. Non esiste che il progetto lo fa Tizio perché è bravo e Caio e Sempronio si girano i pollici, però si prendono i punti del progetto. Io di questo me ne accorgo, me ne sono sempre accorto, almeno credo, nella maggior parte dei casi non lo dovete fare. Ok? Quindi mandate il progetto 3-4 giorni prima e quelli che vogliono completare l'esame devono anche inviare il problema risolto 3-4 giorni prima dell'esame. Il giorno dell'esame tutto il gruppo discute il progetto, io vi assegno un voto al progetto e chi vuole andare avanti facendo l'orale discute il problema e sostiene la prova orale. Chi non vuole andare avanti si tiene il progetto e l'esame col problema orale lo fa più in là. È chiaro questo? Quindi io non vi obbligo a fare tutti quanti l'esame il giorno dell'esame, tutto l'esame. Il giorno dell'esame voi prenotate, sicuramente fate il progetto, mi discutete il progetto. Chi vuole conclude l'esame, chi non vuole lo fa un'altra porta, un'altra volta. Il voto del progetto rimarrà quello, ok? Quindi vi mettete il progetto in saccoccia.
Stiamo finendo il tempo, anzi lo stiamo veramente finendo. Le lezioni saranno organizzate, ovviamente sapete, le prime due lunedì e martedì su Google Meet, le altre due in aula 1 N5. Nella prima metà del corso noi dedicheremo le ore singole, che questo è il primo anno in cui ci sono ore singole, che manda un po' in tilt diversi docenti. Io ho pensato a questa soluzione di dedicare le ore singole a pillole di, se non supposte per voi, mi dispiace, di tecniche algoritmiche, cioè teoria, però teoria in maniera molto blanda, cioè con calma, dedicandoci anche, cioè proprio delle cose molto, molto circoscritte, e parallelamente mercoledì e giovedì fare la parte di interfacce grafiche. Questo è il primo anno in cui io vado in parallelo, che significa in parallelo teoria, grafica, la parte pratica, quella carina con cui vi divertite a fare le applicazioni. Questo vi dovrebbe dar modo di avere un'idea di cosa significa fare quell'applicazione. Mentre gli anni precedenti io facevo prima tutta la parte grafica e poi tutta la parte teorica. Però in questo modo la parte teorica arrivava tardi nel corso e gli studenti scoprivano tardi che avevano bisogno di quella specifica tecnica per quel specifico progetto. Quindi questo è un anno in cui io vado in parallelo per la prima volta. Nella prima metà del corso. Nella seconda metà del corso, quando avremo finito la parte grafica, ovviamente, e questo è un altro vantaggio. Abbiamo finito la parte grafica, facciamo i laboratori avendo finito tutta la parte grafica. Quindi facciamo i laboratori virtuali da un'ora lunedì e martedì. Significa che non tutti gli studenti frequenteranno il lunedì, metà classe lunedì, metà classe martedì, e poi mercoledì e giovedì facciamo la parte rimanente della teoria. Questo è il mio piano, poi vediamo come cosa succederà. È la prima volta. Il sito web del corso lo conoscete, ci metto tutto, su Google Drive ci va tutto, esercizi svolti, materiali di approfondimento, e video registrazioni, sì, registrazione delle lezioni, quindi io ho finito, questo è tutto. Ho finito 3 minuti dopo la previsione, devo però finire sempre 55 per darvi modo di cambiare contesto e respirare. Quindi io adesso termino la registrazione. Non così, non così, così.